Oggi è stato approvato in Commissione Attività Produttive il progetto di legge sulla competitività. Un altro passo avanti ovviamente dalla Giunta Maroni verso il sostegno e l'aiuto alle imprese. Si parla di semplificazione burocratica, si parla di semplificazione sui bandi, sull'accesso ai bandi, che sono tematiche molto sentite dalle aziende. E poi si parla anche dell'innovazione di uno strumento nuovo da introdurre, che è quello legato alla moneta complementare. Ecco, qui il Partito Democratico ha avuto qualcosa da dire. Ma quello che noi non ci spieghiamo è perché il Partito Democratico ha fatto la stessa iniziativa in Emilia-Romagna e lì andava bene. E prendiamo spunto dall'articolo che è uscito il 5 dicembre 2013 sul Sole 24 Ore. Come potete notare, la moneta complementare in Emilia-Romagna è uno strumento che hanno voluto adottare. Invece lo facciamo noi in Regione Lombardia e hanno qualcosa da dire. Ecco, io credo veramente che in questo momento di crisi economica forse l'obiettivo primario sia veramente quello di cercare di dare strumenti efficaci alle nostre aziende, piuttosto che fare solo polemiche politiche, tant'è vero che, come sempre, la sinistra, quando le cose le fa lei, vanno bene, quando le fanno gli altri, non vanno bene.